ascolta, mamma è vicina a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Che sei, il signore dell'altra volta? Vado a chiamare, ma sto facendo il bagno, non so come venire. Dile che sono qui, dile che è importante, che aspetterò. Ma sì, hai detto qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre. Sai scrivere già, è bella tua casa, a scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quello con loro papà, io no. Dile che sono qui, che soffro dai 6 anni, tesoro proprio a tua età. No, io 5 anni, ma chi la conosci la mia mamma? Non mi hai parlato di te, aspetta. Piangi il telefono, perché lei non verrà, anche se grido, ti amo e lo so che non mi ascolterà. Piangi il telefono, perché non ha pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andata a villeggiare all'hotel Riviera, ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che sono notare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dile la mia pena, quante tutte e due, vi voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché ti ho fatto voce? Perché piangi? Piangi il telefono, perché lei non verrà, anche se grido. Me lo so che non mi ascolterà. Piangi il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Piango il telefono, l'ultima volta, perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, falla fermare, è andata via, sei andata via.